Buonasera, eccoci qua dopo le vacanze, eh, è da maggio che non facevamo più una nuova vetrina della Carpe Die, Bottega del Tempo, eccoci qua su Youtube, ci vedete anche sulla web tv, tv il, tutti i giorni alle, dalle 9 e eh, alle 14, siamo disponibili a fare conto vendita anche per voi e, e i nostri orologi sono tutti eh, garantiti come provenienza e molti hanno la loro garanzia originale. Oltre chiaramente alla nostra, eh, siamo aperti dal lunedì al venerdì, eh, dalle ore 10.30 alle 18.30. Orario continuato per adesso, fino a fine settembre. Il sabato siamo chiusi, ma eh, da, da, settembre, da, da ottobre eh, siamo aperti anche il sabato mattina. Eh, ripeto: se volete portare dei vostri orologi, e eh, noi ve li mettiamo anche in vendita se non ci interessa chiaramente acquistarli una vetrina di una quarantina di orologi, partiamo subito con Rolex come vedete e partiamo dal più, uh, più richiesto, il più uh, emblematico in questo momento che è il Daytona con movimento chiaramente modificato Zenith eccolo qua, La referenza 16520, è un seriale T è corredato con nostra garanzia scatola e eh, service della Rolex lo proponiamo a 17.000 eh, poi abbiamo eh, il Submariner che è un'altra chicca, un'altra particolarità. È, è questo qua, lo vedete, il Submariner in acciaio. È, è praticamente. Vedete che bello che è anche il, il quadrante, la, la, ha la sua garanzia? È un 168000. 168000, cosa vuol dire? Che ha uno zero in più perché c'è cioè il 1680 Vetroplastica, 1680. 800 e questo è il 168000 ed è in metallo chirurgico analergico ed è particolare, uno zero in più sia sul fondello che sulla, uh, sulla, in mezzo alleanze. È uh, un seriale R ed è uh, corredato con sua garanzia originale in perfette condizioni. 8000. Explorer 2 ne abbiamo diversi, ecco questo è uh, col quadrante nero. Con sua garanzia originale, vedete l'Explorer 2 e eh, quadrante bianco ceramizzato, subito sotto lo vedete: eccolo qua. Questo è, è ceramizzato. Vedete il quadrante che è come uno smalto, molto bello. Anche questo con sua garanzia originale. 5 e mezzo il nero, 5,4 il bianco, tutti e due corredati con garanzia. Addirittura abbiamo anche lo sticker con i numeri dell'orologio oltre che sulla garanzia eh? perfette condizioni rispetto a 5 e eh, 5 il nero 5 e 4 il eh, quadrante bianco explorer 1 explorer 1 dove siamo con l'explorer 1 eh, l'explorer 1 eccolo qua questo è l'explorer 1 in eh, acciaio anche questo è corredato con sua garanzia originale e eh, la referenza è la 114270 eh, 70 scatola e garanzia originale anche per questo, lo proponiamo a 4.500 euro, euro, poi abbiamo <coughs> l'Oyster eh, eh, Quartz, ecco questo qui è il Quarzone, il famoso Quarzone, è, è un orologio che io amo molto, perché ha una forma che eh, ricorda il design alla Gera Argenta, un po' ai eh, Royal Oak, io adesso su uno Yacht Club... Uh, vedete questa forma particolare dove il bracciale parte praticamente dalla, dalla cassa senza, le, senza diventare più piccolo? Ecco, questo è il quarzone Rolex uh, acciaio e oro, vetro zaffiro. Il quadrante qui è un Soleil: vedete soleil. abbiamo anche un quadrante bianco con numeri arabi. Ecco, questo uh, è, lo proponiamo a 3.300 euro vetro zaffiro. E diamo garanzia su questo orologio eh, che non è facile perché eh, non è facile poi da, da, da riparare se succede qualcosa questo è, è perfettamente funzionante poi abbiamo il eh, dei just metro zaffiro il classico vedete quadrante nero e via dicendo eh, lunetta acciaio il classico dei just acciaio dei just acciaio eh, che eh, proponiamo a 3600 euro Trovo una chicca invece questo dei Just, eccolo qua, questo. Questo qui vedete con un bellissimo quadrante grigio, guardate che bello che è. Quadrante grigio con bracciale ritorto, vedete, dell'epoca e con la sua garanzia originale. Difficile trovare ancora le sue garanzie originali, vedete? La garanzia col bollino, garanzia originale Rolex, chiaramente scatola e via dicendo. E questo uh, dei Just. Uh, plastica referenza 1603 con quadrante grigio e garanzia originale, lo proponiamo a 3800 euro. Bellissimo! Questo è altrettanto bello, anche lui ha il suo bracciale uh, ritorto Jubilee. In questo caso, però se ne, ne abbiamo anche degli altri, se lo volete col bracciale Oyster, eh, altro, altre tipologie di quadrante nero, uh, grigio più chiaro e via dicendo. Ecco questo è blu. Uh, questo è un uh, déjà sempre vetro plastica. Però bellissimo con la lunetta in oro bianco, vedete? Lunetta in oro bianco, a differenza di quello con garanzia che non ha la lunetta in oro bianco ma è la lunetta in acciaio, questa è la lunetta in oro bianco, però non ha la sua garanzia originale, solo la nostra, la nostra scatola chiaramente. e eh, Questo di Just lo proponiamo a 3.200 euro. Poi abbiamo il Boy, il Boy e il Boy l'abbiamo messo qua, eccolo qua. Vedete il Boy con, in questo caso ha il quadrante col eh, topolino appoggiato al, all'indice, vedete? Quadrante originale con topolino appoggiato all'indice, ma abbiamo anche l'altro quadrante bianco, eh, nuovo, bellissimo, e questo ha, ha la lunetta in oro bianco, vetro zaffiro in questo caso, ed è un medio, misura eh, ideale sia per ragazzi che per, per donna. Quindi, questo eh, con scatola, nostra garanzia, ripeto: due quadranti, un quadrante sapete cosa costa: eh, eh, uno col topolino, l'altro chiaramente senza il topolino. Con 10 euro ve lo, ve lo facciamo cambiare: cambiate, è come cambiare orologio. Lo proponiamo a, a 3.700 euro, euro. Rolex medio a, a carica manuale con un quadrante molto particolare. Guardate che bello che è, guardate rosa cioè rosa, scusate, arancione arancione vedete che bello, è un medio anche lui, la misura è, è quella del 31 mm vedete? ecco, questo medio carica manuale lo trovo molto bello, 1500 euro col suo bracciale a rivetti e non è male eh? cioè solo il bracciale vale quasi quella cifra lì, vedete un medio molto carino, molto particolare soltanto 1500 euro poi abbiamo una, una chicca anche qua, uh, un, praticamente un ovetto, guardate che bello che è! Guardate che bella la uh, vedete il quadrante bicolore, leggermente a specchio. La uh, corona, vedete che è quella uh, incisa, non uh, quella uh, con, la, con la corona Rolex. È un bracciale tipo Gay Frere, vedete, molto carino per questo orologio, periodo dell'Ovetto, eh, metà fra l'Ovetto e l'Impero. Ecco, questo qui eh, è un orologino che trovo molto, molto carino e inusuale, cioè esce un po' da, dagli schemi, dai collegi Rolex. Ecco, questo eh, lo proponiamo a 1200 euro, 1200 euro un eh, Rolex eh, d'epoca, molto carino, che Va bene sia per ragazzo che per donna. Lo trovo stupendo per donna. Poi abbiamo il uh, Lady, questa qua, altra particolarità. Un Lady che è praticamente nuovo, nuovo: vedete, ha la sua uh, scatola, garanzia, copriscatola, completo di tutto. Uh, anche un altro cinturino con fibietta. Ecco, questo orologio, vedete, è del 71. Vedete? del 71. Un orologio stupendo, con garanzia sua originale, con bracciale con i rivetti in oro, oro anche il bracciale. Ecco, questo orologio lo proponiamo a 4.300 euro. 4.300 euro. E, e, andate a vedere cosa costa oggi un Lady in oro, ma questo qui è corredato da metter via, da quella è una chicca veramente, particolarissimo. 4.300 euro. Air King, Air King con quadrante rosato. Dov'è? Eccolo qua. Credo sia questo. Eccolo qui. Quadrante rosato 369 vetro zaffiro. Vedete, Air king bracciale eh, Oyster eh, maglia piena. Ecco questo orologio. Lo proponiamo a 2900 euro. 2900 Ora euro. Oh, diamo una carellata a questi Rolex che abbiamo presentato fino adesso e partiamo con altri orologi particolari, eh, non è di importanza. Eh, come dire, eh, di, di, ma molto belli. Guardate questo, eh, questo Costellation della Omega, è il, mode, è il modello Mega Quartz, anche questo design alla gente. Vedete con questo braccialone che parte dal, dal, dalla cassa dell'orologio. Guardate che bello che è, imponente, grande, molto bello. Con questo eh, simbolo in rosso. Ecco, sono orologi veramente che ti eh, distinguono un pochettino, sono un po' diversi, sono degli anni 70, sono bellissimi, oh, questo è già degli anni eh, fine anni 80. Ecco, questo mega quartz lo proponiamo giorno e data, notate che è giorno e data, in acciaio a 1000 euro e lo mettiamo qua poi abbiamo vedete quest'altro omega questo qui allora questo è, è mega quarto quindi al quarzo questo è elettronico se lo mettete all'orecchio vedete che la, la lancetta ha un movimento continuo e non a scatti bellissimo anche questo quadrante azzurro anche lui con questo sistema di bracciale al polso è veramente bellissimo ecco questo omega eh, questo è un seamaster elettronico lo proponiamo a 1100 euro e lo mettiamo qua così uno vicino all'altro, poi abbiamo l'Omega sempre con la stessa più o meno forma, è leggermente più piccolo, però questo qui è automatico, cassa a vite, condatario anche lui, e questo lo proponiamo a 850 euro, tutti con il loro bracciale originale, eh? non è facile trovarli in condizioni con bracciale originale, eccoli qua i tre Omega che diciamo eh, sostituiscono un po' il Dayjust, ma costano anche molto meno e sono molto belli. Guardate questo, questo qui è un'altra chicca, guardatelo. È un Deville col quadrante rigato, vedete, a righe, non rigato perché è rovinato, quadrante rigato a righe, con questa cassa molto particolare al polso, molto avvolgente, suo bracciale originale. Ecco, questo Deville ha anche, per dire, la sua scatola originale, il copriscatola in plastica dell'epoca, è bellissimo questo omega qua. Molto particolare, e al polso, vi garantisco, è stupendo questo orologio. Anche questo orologio è veramente bellissimo. Ecco, vedete. Ecco, questo uh, Omega Deville lo uh, proponiamo: Ecco, che non lo trovo più, uh, il Deville. Deville, a 1.400 euro, ed è raro, eh, ed è raro questo uh, orologio, completo di tutto, solo la scatola vale 300 euro, fate voi un po' i conti. Eh, guardate che belli che sono questi Omega. Oh, passiamo a Omega un po' più classici, questo è, è un Omega, lo chiamano Reduced, è leggermente più piccolo del Moonwatch, eh, è a carica automatica, la, il design, il look è lo stesso, e eh, questo è corredato completamente, scatola, garanzia, pittografia, tutto quello che è completo veramente di tutto, eh, come nuovo l'orologio, veramente in condizioni splendide e lo proponiamo a 2.200 euro, 2.200 euro è praticamente nuovo Omega, eccolo qua. Poi abbiamo questo che è il Brodarro invece, Brodarro sempre uno Speedmaster, Brodarro vedete con datario alle ore eh, 6, la lunetta in acciaio e il freccione, chiaramente che sono le, eh, le sfere, freccione come il primo orologio che è andato sulla luna, vedete Brodarro, anche questo ha la sua eh, garanzia originale, bracciale, via dicendo, Omega, Omega è un classico, diciamo che dopo eh, Rolex è forse l'orologio più venduto come marca, beh ci sono gli Odemari, i, pa i Patek, però, è, 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 e poi ha il rapporto secondo me, qualità, prezzo, ver veramente eccezionale la Omega amo molto l'Omega. Ecco, Omega uh, Spin Master Brodarro lo proponiamo a 3.100 euro, 3.100 euro il Brodarro. Passiamo ai uh, uh, Seamaster, per chi uh, vuole andare a fare sub, questo è un Jazz Bond, Seamaster, vedete col quadrante con le sue uh, onde, ecco vedete, eh, si vedono bene le onde del quadrante, subacqueo 300 metri, infatti anche la valvola per liberare l'elio, suo bracciale, vedete, bellissimo, è bello perché ha questi indici che sono leggermente fané, eh, sono quasi rosellini, molto belli, vedete, beige, un avorio, un, bello proprio. Ecco, questo James Bond lo proponiamo eh, col suo bracciale, eh, lo proponiamo a 1600 euro, 1700 invece... Sempre un James Bond praticamente, però con eh, il, eh, la funzione anche GMT in più. La funzione GMT in più è stato fatto in occasione, non so se lo, lo leggete sul, qua si legge adesso il contrario. Vedete, 50 anni del Seamaster, uh, per i 50 anni del Seamaster, la uh, Rolex ha fatto il ghiera verde per i 50 anni del del Submariner, questo ha fatto questo orologio, 50 anni del Seamaster e ha fatto questo GMT molto particolare, bello anche questo con la scritta rossa GMT questo lo proponiamo a 1700 euro, mettiamoli qua 1700 euro passiamo a orologi eh, femminili femminili perché? Perché adesso eh, arriva il Natale e poi ce li chiedete e noi ne abbiamo quasi, eh, definiamo sempre prima non è che ne abbiamo 10 di questo, eh, ne abbiamo uno bellissimo, bulgari, è bello anche per uomo. Guardate, è, è abbastanza grande, vedete? Bulgari in acciaio, col bracciale anche questo. Sapete che bulgari è disegnato, è stato disegnato da gente anche lui. Ha il bracciale, pensate, le maglie sono quasi intercambiabili con gli Odemar Piguet, vedete? Bellissimo questo bulgari in acciaio. Prezzo è eccezionale 1600 euro. L'orologio è veramente molto carino, ma Bulgare in oro, sfido io a trovare il Bulgari Bulgari, il classico Bulgari, il più conosciuto. Bulgari Bulgari, guardate che bello, in oro 18 carati, vedete marcato, Bulgari Bulgari. Ecco, questo Bulgari Bulgari noi lo proponiamo a 1600 euro, è in oro. Date guarda cosa costa: 1.600 euro, veramente splendido. Oh, abbiamo poi Cartier, Cartier, eh, questo qua è un Cartier che andate a guardare. Eh, io sono andato, eh, chiaramente, eh, lo vendono in internet eh, sugli 8.000 euro come minimo. Questo è il Panther eh, Ronde con bracciale in oro, chiusura in oro, e con sua scatola e via dicendo misura 30 mm, per cui è un medio, la misura di un medio, ecco, guardate con, la, con Rolex, ecco. Vedete? Al quarzo più piccolo, ma la cassa ha, ha due eh, due due gradini, vedete, in oro, pietra cabochon sulla corona di carica. L'orologio è praticamente come nuovo e ha le anse Van Cliff. si chiamano Van Cliff questo tipo di anse, perché le ha inventate lui. Ecco, questo eh, Cartier in oro, con bracciale, è anche eh, pesante, c'è anche il peso, c'è anche l'oro, ecco, se volete, eh, e questo qua lo proponiamo, il Cartier Parterre Ronde, a 3.700 euro, 3.700 euro, non comprate eh, neanche, non so, la Deployane e due maglie, ecco, sono 3.700 euro se andate alla Cartier, pensate. Ecco, eh, 3700 euro Cartier Panther Ronda a un prezzo veramente eccezionale. Piaget in oro, cosa dire del Piaget? La Piaget la grande casa di orologeria che faceva anche i movimenti. E guardate questo movimento: è il più piatto al mondo, più piatto anche del Vacheron eh, cal calibro 1003. Questo è il calibro P9, vedete piattissimo. Guardate, carica manuale, Piaget, carinissimo in estate, bellissimo per donna, con sua fibbia originale in oro, il suo portafoglio per metterlo, un altro cinturino. Ecco, questo io lo trovo veramente molto carino, è praticamente nuovo, è un carica manuale, pensate, pazzesco, è veramente un filo. E lo proponiamo solo a 1200 euro, in oro anche questo, eh? in oro, adesso... Mi sembra proprio di buttarli via questi orologi a questi prezzi. Comunque va bene. Eh, passiamo a Breitling. Breitling, altra grande casa orologeria svizzera. Questo è corredato anche con il suo bracciale originale, però mi piaceva questo cinturino che si abbina, questo beige, si abbina al colore del quadrante sfumato, vedete. Si tratta di un Montbriand con il suo bracciale originale. Calcolate che il bracciale costa, eh, il suo bracciale originale. È un cronografo, lo trovo molto bello e eh, lo proponiamo, il Montbriand della eh, Breitling, a 2.700 euro, chiaramente automatico, molto carino al polso. Il cronomat, questo è un fatto eh, conosciutissimo, eh, forse l'orologio col Nevi Time sicuramente il più conosciuto della Breitling, eh, casa specializzata in orologi per aviatori. Ecco vedete questo Breitling ha questo quadrante blu Soleil molto bello, i cavalieri dorati, l'orologio è praticamente come nuovo, la sua fibietta originale. Ecco lo proponiamo a 1200 euro se non sbaglio. Eh, no, non lo trovo più. Ah no, scusate, no, eh, questo eh, 1400 questo, però ne abbiamo altri. Questo eh, 1400 euro perché ha il quadrante azzurro, cinturino blu, guardate che bello che è. Beh, questo è invece fuori dal, dagli schemi, questo è veramente una chicca. Guardate il quadrante di questo orologio, questo è il primo Nevi Timer eh, con la uh, referenza 806. Andate a guardare cosa vale questo orologio e soprattutto guardate il quadrante, non so se riesco a farvi vedere che addirittura il simbolo Opa, lo vedete? il simbolo questo qua questo qui della Opa il simbolo de della Bright è addirittura in rilievo è come, eh, uno, come un indice eh, esce dal, dal quadrante è in rilievo bellissimo forse il più bel quadrante per un Nevi timer d'epoca che io abbia mai visto veramente stupendo è eh, in eh, laminato con fondello acciaio è in perfettissime condizioni è bellissimo l'orologio guardatelo e guardate cosa vale e lo proponiamo a 4.700 euro. E vi garantisco che li vale tutti. Perché è rarissimo. È più raro forse di quello in acciaio. Che vale ancora di più. Che lo vendo sui 7.000 euro. Ecco, questo qua è un Navy Timer perfetto. Bellissimo. Ma cosa dire anche di questo? Anche questo è un Navy Timer. Navy Timer perfetto anche questo. Guardate questo Nevi Timer. 48 mm di diametro. Eppure al polso non sembra. Eh, cassa ottagonale. E vedete che questo ha i, eh, i pulsanti, tutti dalla corona di carica in mezzo ai pulsanti. Perché? Perché il carica manuale, il primo del 68, dopo è nato quello col calibro 11, che è il primo orologio automatico crono della storia, nel 69 e aveva la, uh, la corona da questa parte, dove qui vedete la cassa era la stessa. Si poteva spostare, metteva il tappo di qui oppure lo spostava di là, subacqueo. A regolo calcolatore io è il uh, veramente tanto che non lo vedevo anche col suo bracciale originale ma con tantissime maglie guardate quanto è lungo questo bracciale vedete che ha tutte le maglie dentro perché eh, sono tutte due perché l'ho messo anch'io al polso e non è che è un polso piccolissimo cioè già così è a posto poi vedete, guardate vedete guardate quante maglie ha questo, questo uh, bracciale in acciaio e con il suo bracciale in acciaio voi andate a vedere non, non ce n'è uno se, se smanettate in internet e via dicendo questo è l'unico col suo bracciale originale quadrante perfetto l'orologio perfetto lo proponiamo a 4700 eh, euro anche questo raro del 68 in perfette condizioni guardate che meraviglia poi abbiamo, poi abbiamo, beh questo qua però lo lascerei qua, che poi lo farei rivedere. Poi abbiamo lo Sherpa, Enicar, Sherpa Jet, guardate che meraviglia di orologio, lo Sherpa Jet è un orologio sempre degli anni 70, molto bello, guardate che lancetta che ha, eh? del eh, GMT eh, perché è, questo è un GMT alla lunetta girevole eh, lo Sherpa un altro orologio anni 70 che eh, sta eh, prendendo il suo piede sta, sta è amato è un po diverso dal solito è bellissimo anche questo orologio stupendo lo trovo anni 70 lo Sherpa lo proponiamo a 2400 euro 2400 euro uno Sherpa lo trovo anche questo stupendo degli anni non è più bello di guarda di, di, di... che meraviglia. Vabbè, poi queste sono eh, questioni personali. Mi piacciono moltissimo gli orologi degli anni 70. E eh, va bene. Oh, passiamo sempre agli anni 70. Stiamo sugli anni 70. Guardate questo Rado, è un orologio particolare. Ah, questa, pensate il simbolo: l'indice. Se io lo sposto, vedete, guarda, si muove l'ancorino in mezzo, il simbolo della Rado che adesso fa degli orologi in ceramica costosissimi al quarzo ma guardate quanto era bello questo orologio col suo bracciale originale questo quadrante azzurro giorno data eh, il Voyager ecco questo orologio è un orologio da 800 euro 800 euro un Rado eh, bellissimo in acciaio con questa cassa particolare 800 euro non comprate, neanche, non comprate più niente di Rolex più niente ma neanche i Tudor ormai comprate più a questa cifra. Vabbè, passiamo a questo, guardate questo Horting watch con lunetta in bachelite, vedete, o in plexiglass come volete, arancione, carinissimo anche questo, con una valvola praticamente sulla corona eh, di carica ed è subacqueo, vedete col palombaro sul fondello, subacqueo a 150 metri, pensate, carinissimo anche questo, sempre anni 70. Sempre negli anni 70 l'orting e guardate questo. Col quadrante sfumato. Quadrante un Bessa, voi dite, vabbè, non è, però eh, vi distingue questo orologio, guardate. Col eh, quadrante sfumato da blu a, a nero la parte esterna, lunetta nera, eh, subacqueo anche questo, col pesciolino, vedete, sul, il nuotatore col pesciolino sul fondello. Uh, misura 38 mm per cui un bello orologio più grande di un day just lo trovo stupendo e cosa spendete su questo orologio spendete 700 euro 700 euro su banco 38 mm con la brodarlov uh, splendido no ecco 700 euro oh, passiamo ai seiko anche i seiko la seiko è cresciuta moltissimo e passiamo con dei seiko chiaramente da collezione ma ne abbiamo tanti poi eh. adesso ne facciamo vedere un 4-5 ma eh, ne abbiamo veramente tanti questo è il famoso POG POG chiamato così perché eh, un pilota eh, questo ha fatto delle, un orologio che ha fatto delle missioni come lo Speedmaster della, della eh, Omega il POG della Seiko automatico giorno data questo quadrante giallo, champagne giallo e la lunetta blu e rossa è proprio il POG classico Andate a guardare, è in perfette condizioni, ha il suo bracciale originale, vedete, il suo bracciale originale, l'orologio noi diamo garanzie eh, su questi orologi, e eh, il POG lo proponiamo a eh, 1200 euro, il POG a 1200 euro. Poi abbiamo il Panda, che è il più raro, perché era anche nel film di 007, vedete, guardate che bello che è anche questo. Panda automatico, sempre secco, giorno data, questo quadrante satinato, eh, colore un po' alla Paul Newman, vedete? I, perché i contatori in verticali, ma i colori sono quelli del Paul Newman, vedete? Ecco il, eh, il Panda. Lo proponiamo a, a 1400 euro. 1400 euro anche questo completo. Col suo, abbiamo anche le scatole eh, completo del suo eh, l'orologio completo. Poi abbiamo questo che è stupendo. Questo qua guardatelo solo di lato, vedete? È il Buled il della, della Seiko, quadrante nero sono uh, già più difficili da trovare con la lancetta arancione rosata, il giorno e data in verticale, non so se lo notate, ecco questo è, è, è ha eh, i, eh, i tasti della cronografia e la corona di carica che sono alle ore 12. Quindi al polso è un driver, vedete? È più alto da questa parte, più basso là, bellissimo al polso. Questo Bouled eh, lo proponiamo a 1200 euro, 1200 euro anche per l'UFO, sempre raro. Tutti i nomi hanno questi orologi. Eh. Guardate l'UFO, che bello! Guardate che, che meraviglia di quadrante! Io trovo che sia il più bello questo guarda, con la scala tachimetrica. Questi, questi quadranti, diciamo un po' alla Monte Carlo veramente molto bello ecco questo è l'UFO sempre il suo bracciale sulla scatola bellissimo e l'UFO lo proponiamo anche lui a 1200 euro sempre automatico eh? non sono al quarzo questi orologi l'UFO ho oh, l'Apocalis Now questo era nel film apocalis Now vedete L'Apocalypse Now della uh, Seiko eccolo qua guardate con la sua corona che è alle ore 4 vedete ecco qua tutto marcato i numeri il, i seriali vedete Del, questo è anche un uh, cinturino in uh, gomma ecco il questo è l'Apocalypse now questo è lui andate a guardare i valori di questi orologi noi siamo allineati l'Apocalypse now lo vendono anche a 1700 euro noi lo, lo proponiamo a 1200 euro 1200 euro con nostra Garanzia scatola e via dicendo. Ah, questo è molto carino. Anche questo, questo si tratta del uh, dello svegliarino praticamente della, uh, della Seiko, e, uh, si chiama Belmatic. Vedete Belmatic. Cosa succede? Che questo ha anche la, uh, la sveglia, vedete ha la possibilità di darvi la sveglia. Anche lui è anni 70. Anche lui col suo bracciale, <coughs> bellissimo. E a proposito di svegliarino, ecco questo qua, questo qui è molto raro, eh, andate a guardare cosa vale eh, su internet, eh, questo il, il Polaris lo vendono a 25.000 euro, questo è, è, è molto particolare, molto raro, e, è, lo proponiamo a 3.600 euro, 3.600 euro è grande come misura, bellissimo al polso. Svegliarino della uh, Jaeger-LeCoultre Memovox, questo con quadrante bicolore, ne avevamo un altro col quadrante uh, argenté con la forma più allungata, li proponevano assieme negli, negli anni 70, primi anni 70, nel 73. Guardate, questo qui ha gli indici in orizzontale, particolarissimi, sono bellissimi questi orologi. Ecco, uh, sono aumentati e stanno aumentando, quindi questi qui converrebbe acquistarli perché stanno aumentando. Comunque 3.600 euro. Poi abbiamo il Reverso Classic, il Reverso classic ne abbiamo diversi, qui proponiamo questo eh, con sua scatola, garanzia, ma comunque lo conoscete il Reverso. Il Reverso Classic è l'orologio più amato diciamo, per donne, ma questo è un modello unisex, era nato per uomo di questa misura e eh, adesso eh, è il più amato dalle donne, Vabbè, mie, le mie figlie ce l'hanno, un sacco di, 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 di amici ce l'hanno. Citurino Jäger Le Cultra, vedete perfette condizioni. Il reverso classico con sua scatola, sua garanzia e vi dicendo. Lo proponiamo a 3600 euro. euro. L'ultimo prezzo di listino, perché poi non, non l'hanno fatto più, adesso hanno cambiato, lo fanno ancora il reverso, ma non il modello classico. Eh, L'ultimo listino era, mi pare, sui 5700 eh, euro. Guardate che bello questo qua. Per Orologio natalizio, eh? Natalizio però stupendo perché è un le Kultre le Kultre con il vetro, anzi, che sembra che abbia dei brillantini, guardate. Vedete? Con questo quadrante Rossocina, trovo stupendo per donna, eh? Questo quadrante rossocina, un Le culture, quindi grande casa di orologeria eh, svizzera mondiale, <coughs> soltanto 900 euro. E non è piccolo, guardate, questo è il medio della Rolex, vedete? È, è la misura è anche più grande un medio, è quasi, quasi un dei just, diciamo, vedete? Bellissimo per donna e eh, bellissimo anche per un regalo, per un Natale, poi è stupendo, lo mettete a Natale e fate un figurone. Vabbè, andiamo avanti con Angelus Crono. Angelus Crono e questo è anche lui, altro orologio raro, questo è con perizia quadrante Bellissimo, lo vedete, oro 18 carati, 39 mm di diametro, tutto marcato, perfette le condizioni. Abbiamo anche la perizia del perito del tribunale per questo orologio. Il cronodato dell'angelo, una pietra miliare nell'orologeria. Lo uh, proponiamo a, ma è regalato perché è in queste condizioni è veramente regalato a 4.000 euro, in oro, 18 carati, Angelus degli anni 40, 50, eh, 40, 50 primi 50. Ecco, questo: è un'altra chicca, un'altra chicca, pensate, questo qui ha la stessa meccanica del tricompass della Universal, strata del Nicolet Watch, che è un'ottima marca di orologeria svizzera, ed è, è quadrante originale, perfetto, un piccolo caffettino qui, ma è perfettissimo l'orologio, con, vedete con il, eh, questa, il simbolo della Nicolette Watch che è una corona con la N, ma pensate a, eh, a il, i due, eh, le due finestrelle giorno, mese e data, vedete il giorno con l'altra lancetta <coughs> sulla parte esterna, poi ha la cronografia e le fasi di luna, quindi calendario completo, fasi di luna, cronografia. In acciaio e guardate quanto è bello com'è eh, tenuto. Ecco questo orologio, lo proponiamo a 2700 euro. Allora facciamo rivedere una carrellata velocissima! velocissima, passiamo su questi orologi. Qua. Eh, abbiamo fatto vedere il braiding stupendo, vedete, questo braiding veramente bellissimo il Navy timer carica manuale 48 mm col suo bracciale, poi guardate gli Omega di omega quanti ne abbiamo messi di omega vedete vedete Guardateli un po' anni, guardate il de vir con la sua scatola originale perfetto guardate questi, questi che sostituiscono diciamo un day just e sono uno più bello dell'altro anni 70 al polso dovete vedere i subacquei i subacquei se adesso dovete andare alle maldive eh, per chi può ancora andare eh, comunque per natale diciamo quando andate in vacanza ai caraibi Ecco, questi sono gli orologi ideali, non danno nell'occhio più di tanto, non sono costosissimi, sono subacquei tutti e due, uno addirittura nel secondo fuso orario, trovo che siano ideali per chi viaggia, chi fa mare e via dicendo. E poi i Rolex, i Rolex abbiamo presentato dal Daytona al Submariner 168000 rarissimo, tutti con garanzia, perfetti gli orologi. Il, il donna in oro 18 carati come nuovo ma del 71 pensate queste le, le, le cose particolari il topolino con la, la lunetta in oro bianco medio questo qui col quadrante arancione a solo 1500 euro ma è veramente carinissimo solo il bracciale rivettato guardate che bello che è questo medio poi uh, andiamo avanti abbiamo fatto vedere gli Explorer gli Explorer... Uh, 2, uh, gli Esplorer 1, il quarzone, bellissimo, sembra disegnato da gel argente, guardate che bello, con un bellissimo quadrante. E, allora, venite in negozio, in via Farini al numero 6, siamo aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle 18.30, orario continuato, al massimo, ormai lo sapete, mettiamo il cartello, siamo al bar di fronte o qui di fianco, a mangiare qualcosa, ecco, poi uh, garanzia su tutti i nostri orologi, di, sia di uh, provenienza... Che di buon funzionamento, molti veramente molti sono corredati con garanzia originale, oltre alla nostra, eh, scatole per quasi per tutti gli orologi. e eh, Siamo disponibili a prendere in conto vendita per voi se non ci interessa acquistarli, magari degli orologi che voi volete vendere, li prendiamo in conto vendita, poi se eh, vengono venduti bene, se non vengono venduti eh, vi ridiamo l'orologio o i soldi o l'orologio, ecco. eh, Almeno un, me un mese dovete lasciarceli. Poi eh, siamo su YouTube, lo sapete, cliccando Orologi Carpedi, andate su YouTube Orologi Carpedi, ma ormai se ci state vedendo lo sapete, oppure sulla web TV <coughs> WebTV.tv alle ore 9, alle ore 14, praticamente tutti i giorni. Bene, io vi saluto. Non vi dico quando eh, faccio una nuova vetrina. Perché fa la, sì, adesso abbiamo messo il Daytona sul mare. Ma questi orologi non c'è bisogno di metterli in vetrina, vengono qua, li cercano, cercano sempre solo quelli. Quindi li ho messi giusto così. Ma eh, eh, Odomar Pighie vi dicendo non serve. Ma gli orologi particolari, eh, comprate gli orologi ancora perché vi piacciono, non solo come investimento, non deve essere solo un investimento, l'orologio deve, deve essere amato, è bellissimo. Eh, al polso è l'unica cosa che mettiamo noi. Non andate a spendere magari, non so, delle de de cifre per un telefono, ma volete mettere quello che dà l'orologio al polso? Vabbè, insomma, ormai non... Eh... Questi sono orologi secondo me particolari, diversi, non costano tanto, non scenderanno di prezzo, non, possono, non ce n'è più, que, questi sono più rari ormai dei, 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 dei Polnium, Polnium ce ne sono tonnellate, non l'ho capito. Eh, vabbè, GMT, quanti ce ne sono di GMT? Va bene, eh, continuate a prendere GMT, però un conto è la moda o l'investimento, è un conto è prendere anche quello che piace. Va bene, io vi saluto, ho fatto questa, questa filippica, va bene? Eh? Allora, vi aspetto qua in negozio. Grazie e buonanotte a tutti, o buongiorno, perché ormai ci vedete anche di giorno, non è più solo di sera. Grazie e buonanotte.